Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Unfocus Tutorials. Oggi proveremo a fare una revisione al mio Super Deluxe a molla. Questa revisione sarebbe stata da fare almeno un anno e mezzo fa quando ho preso la bici, solamente che non ho ancora avuto il tempo e la voglia di farlo. Ieri sono andato a fare un giro e mi sono accorto che ormai l'idraulica non funziona più e l'ammortizzatore è come se non avesse più nessuna regolazione. Quindi credo che una manutenzione ora sia proprio d'obbligo. Io spero che il video vi piaccia e soprattutto che vi sia utile. Ora vi saluto e vi lascio la visione. Ciao ragazzi e mi raccomando, stay tuned. Come prima cosa andremo a smontare l'ammortizzatore dalla bici. Ora ragazzi, una precisazione, come ho detto negli altri video, non mi sto inventando niente, io seguo il manuale della RockShox, quindi vi faccio semplicemente vedere i passaggi che sono descritti nel manuale, magari con qualcuna accortezza. Adesso vedremo perché questa è la prima volta che revisiono un ammortizzatore a molla. Prima di tutto diamo una bella pulita dal grasso di montaggio e dallo sporco, per poi andare a smontare la molla dell'ammortizzatore. La differenza di un ammortizzatore d'aria sta proprio in questa molla. Nell'ammortizzatore d'aria l'effetto della molla lo fa l'aria compressa, qui lo fa la molla. È abbastanza intuibile. Molla via, diamo un'altra pulita al corpo dell'ammortizzatore. Prima di iniziare qualsiasi operazione di smontaggio, poi ricordatevi di aprire tutto il rebound e se avete anche tutte le altre regolazioni. In questo caso, modello base, abbiamo solamente la regolazione del rebound. I cuscinetti per ora non li cambio, poi eventualmente li aprirò e li controllerò. Questi, le boccole sotto, vedo se cambiarle o no, ma sono belle salde e non hanno giochi, quindi per me possono rimanere su un qualche chilometro ancora. Adesso andiamo a mettere l'ammortizzatore in mossa e andremo a svuotare la camera d'aria del piggyback. Prendiamo sempre le nostre belle mosse in alluminio per non rovinare l'ammortizzatore. Apriamo il tappo della valvola. Fate attenzione a non perderlo perché se non c'è nel kit dovete rimettere questo. E poi scaricate il piggyback togliendo anche la valvolina. Premete il tappo del piggyback e come con l'altro Super Deluxe andate a togliere il selger di ritenuta per poi tirare via il tappo del piggyback. Poi con una Torx andate a smontare il tappino del piattello. Poi per non perderlo con una pinzetta a becchi fini, state attenti a non rovinarlo, tiratelo via e mettetelo da parte. Date una pulita se c'è ancora dello sporco e tirate su il damper di fine corsa. Poi il manuale dice di segnare con un pennarello i punti dove andrete a inserire la chiave per mollare. Poi inserite la chiave e allentate il corpo dell'ammortizzatore. Estraetelo delicatamente e fate attenzione che c'è dell'olio dentro e poi scaricate l'olio che è nel corpo dell'ammortizzatore, guardate che brutto colore, nell'olio esausto. Asciugate un po' dall'olio che è venuto fuori, poi puliremo bene alla fine, ma intanto tirate su perché lavorare nell'unto non è molto comodo. Magari aiutatevi con un po' di spray o alcol isopropilico. E mentre asciugate, controllate con le dita l'interno dell'ammortizzatore, se ci sono segni o no. Sembrerebbe tutto a posto. Continuiamo con la manutenzione. Mettiamo in morsa ora lo stelo dell'ammortizzatore e teniamo in giù l'albero e la frangia dove ci sono la tenuta e le molle, per poi andare a smontare questo dado. Allentiamo il dado, poi fate attenzione perché ci sono
come negli altri ammortizzatori, tante rondelle di calibrazione diversa, quindi non va persa la loro sequenza. Se fate così come ho fatto io con un filo di ferro, eviterete di perdere la sequenza e diventare matti nel ricomporle. Ah, poi andranno lavate con alcol o spray sgrassante. Estraete ora il tappo dell'ammortizzatore e il fine corsa. Adesso dal kit del service dobbiamo andare a prendere il paraolio del tappo dell'ammortizzatore, che dovrebbe essere questo qua color blu, e lo andremo a cambiare sul tappo. Tiriamo via il vecchio, fate attenzione perché è un po' duro, e poi andremo a inserire quello nuovo. Per sicurezza e agevolarvi il lavoro, ungetelo con un po' di olio per sospensioni e prima di montarlo guardate se è da pulire la sede. Qui in questo caso è da pulire, quindi andremo a pulirla. Una volta pulita fate attenzione che non si cancellino i segni che avete fatto come qua, altrimenti dovrete rifarli. Io adesso do una pulita e poi li rifaccio. Magari li rifaccio con il mio tool per O-ring, così rimarranno sempre visibili, poco ma rimarranno sempre visibili, anche perché poi dovremo andare a sgrassare per cambiare anche altre O-ring o altre tenute. Dentro abbiamo anche un anello di tenuta che andremo a cambiare. Fate attenzione sempre a non rovinare lo stelo, anzi la tenuta dello stelo che è qua dentro, non so se la vedete. E poi diamo ancora una pulita e una soffiata. Cambiamo anche questo O-ring e infine credo che ci siamo e possiamo asciugare tutto per poi montare i pezzi nuovi. Per il montaggio, come dicevo prima, mettete tutti gli O-ring e la tenuta dentro un po' di olio lubrificante, io uso quello di lubrificazione degli steli, e poi andate a rimontare il tutto dentro all'ammortizzatore, scusate, al tappino dell'ammortizzatore, sempre stando attenti a non pizzicare gli O-ring e a non rovinare la tenuta dello stelo che c'è al suo interno. Non è comodissimo, ma comunque ci si riesce. Un anello andato, mettiamo la tenuta raschia polvere all'interno. Questa è un po' più duretta e un po' più scomoda, ma va lo stesso. Molto scomoda. Controllate che sia dentro nella sua sede. Perfetto. E mettete anche l'anello di tenuta dell'esterno. Ora, il tappo dello stelo è a posto e pronto per essere montato. Ora passiamo all'altra parte dell'ammortizzatore. Per continuare la manutenzione occorre rimettere il fine corsa, rimontare il tappo che abbiamo appena revisionato sullo stelo, state attenti a non pizzicare gli O-ring, va dentro bene perché gli O-ring sono appena stati unti, poi rimettiamo tutti i componenti che abbiamo tolto e messo nel filo di ferro prima, facendo attenzione a non perderli e a non farli cadere. Ora adesso ne faccio un po' alla volta, così evitiamo di fare il casino. Sono veramente tanti e sono anche molto piccoli, quindi ragazzi fate molta attenzione. Tutte le varie rondelline, anche qui molta attenzione a non perderle o invertirle. Ultima. E poi manca il dado. Ora andiamo a vedere se dobbiamo anche metterci un goccio di Loctite. Intanto lo fisso per non perdere altre cose. Niente Loctite, ma va solamente tirato a 12 newton. Quindi ora settiamo la chiave e poi tiriamo il dado a 12 newton. Togliamo lo stelo dell'ammortizzatore dalla morsa e mettiamo
il corpo dell'ammortizzatore. Qui con la chiave apposita andremo a mollare il piggyback e andremo a controllare il piattello al suo interno. Ora con un dito andremo a spingere fuori il piattello, magari dalla parte giusta, e andremo a cambiare l'o-ring di tenuta che c'è qua, che è soggetto a molta usura e molto sforzo, quindi può darsi che questo abbia perso di elasticità e tenuta. Dovrebbe essere questo. Lo andiamo, anzi, prima di montarlo magari diamogli anche una piccola sgrassata e montiamo questo con un po' di grasso compatibile. Prima del montaggio andiamo anche a dare una pulita all'interno del piggyback e anche al filetto. Nel kit di revisione non è compreso l'o-ring questo qua, quindi date un occhio che sia a posto, che non sia pizzicato o rovinato, eventualmente dategli una lubrificata, compreso anche il filetto una volta pulito, e poi continuiamo il montaggio. Ricordatevi prima di montare tutto che una volta tolto il piggyback si libera dell'altro olio che va smaltito dal corpo dell'ammortizzatore. Poi date, scusate ma un po' di raffreddore, una pulita anche all'interno dell'ammortizzatore. In questo caso non abbiamo nessuna regolazione, quindi non abbiamo niente da controllare su questo lato, quindi puliamo e rimontiamo tutto. Magari diamo una soffiatina, fate sempre attenzione agli occhi. Per continuare il montaggio il manuale dice di mettere il tappo dello stone dell'ammortizzatore il più in fuori possibile e inserire la chiave dove avevate fatto i segni prima. Allora vediamo dove sono, visto che li ho fatti qua. Poi per non perdere il senso facciamo così. Ora dobbiamo usare questo attrezzo e devo capire bene dal manuale cosa dice, perché non è un'operazione molto semplice, soprattutto fatta la prima volta. Poi magari una volta fatta si rivelerà una cagata. Allora c'è scritto di mettere questa parte fissa su, questa la lasciamo lenta per ora. Poi c'è scritto di mettere il tool così, in modo che vada tra la chiave e l'albero dello stelo, vedete? Spero si veda. Poi una volta in questa posizione andiamo in morsa, teniamo schiacciato con la mano e mettiamo il nostro tool in morsa con tutto il corpo dell'ammortizzatore, facciamo attenzione a non far cadere niente, e poi con una mano andate a premere tenendo dritto la molla dell'ammortizzatore e andate, sono un po' scomodo, a stringere l'altra parte del tool. Assicuratevi che tutte e due le brugole siano strette e poi toglietelo dalla morsa. Rimontate il corpo dell'ammortizzatore in morsa e prendete il piggyback che avete pulito e lubrificato prima e lo inserite in sede a mano finché riuscite. Poi prendete la vostra chiave del 31 e lo andate a stringere. Se avete la dinamometrica la settate a 8 newton e gli date un colpino a newton. Mettete uno straccio sotto perché ora andremo a lavorare con l'olio, quindi si potrebbe rovesciare dell'olio, e inserite dell'olio 7 VT nel serbatoio del piggyback fino all'orlo. Date una mano col palmo per far sfogare tutta l'aria. In questo caso farà poca fatica perché non ci sono regolazioni, quindi il passaggio è praticamente libero, e riempite sempre fino all'orlo. Se ci fossero state delle regolazioni questo passaggio sarebbe stato molto più lungo e complicato. Io lo sto facendo comunque perché voglio essere sicuro che non ci sia dell'aria al suo interno.
Adesso, stando attenti agli occhi, dovrete andare a inserire il piattello del piggyback nel corpo dell'ammortizzatore. State sempre attenti agli occhi, eventualmente mettetevi degli occhiali e andarlo a spingere a una profondità di 20 mm. State sempre attenti che rimanga coperto da olio e che non entri aria. Ora prendete il nuovo tappino che era dentro il kit e mettetegli l'o-ring sempre nuovo che era nel kit. È un po' scomodo con i guanti, ma ci riusciamo. Ungetelo un pochino e con la promessa la chiave Torx andrete a chiudere il tappo del piggyback, facendo attenzione a non schiacciarlo più dei 20 mm a cui l'avevate regolato. Quindi inserite altro olio 7WD nel corpo dell'ammortizzatore fino all'orlo. Ora prendete il pezzo che abbiamo regolato prima con la chiave, l'ultimo pezzo dell'ammortizzatore, e andate a inserirlo delicatamente nel corpo dell'ammortizzatore. Lo andate ad avvitare e infine con una chiave dinamometrica, se ce l'avete, andate a tirare a 28 newton. Togliete nuovamente il tappino del piggyback e in questo caso, essendo un 55 mm, andate a spingere, sempre fate attenzione a non farvi male, magari con occhiali, visto che c'è olio, andate a spingere il tappino di regolazione, scusate, il tappino, il piattello, scusate, del piggyback a una profondità di 33 mm per poi andare a rimettere il tappino stretto. Quindi possiamo scaricare l'olio in eccesso, in questo caso è olio nuovo e non inquinato, lo rimetto nella confezione dell'olio nuovo. Rimettete in morsa e verificate che sia saldo. Se è saldo vuol dire che non è presente dell'aria e il processo di spurgo è andato a buon fine. Se invece dovesse muoversi, dovete rifare tutto e essere sicuri che non ci sia aria nel corpo del damper dell'ammortizzatore. Io sto provando a schiacciare ed è veramente saldo, quindi il processo di spurgo è andato a buon fine. Quindi possiamo tirare su tutto l'olio che abbiamo fatto cadere e continuare. Quello che dobbiamo fare ora è cambiare l'anello di tenuta del tappo del piggyback. Diamogli magari una pulita con quello nuovo, che andremo a lubrificare con il grasso idoneo. Lo andremo ora a inserire nel corpo dell'ammortizzatore, sempre delicatamente. Lo terremo un po' più giù perché dovremo andare a mettere il seggia che abbiamo tolto prima in posizione. Una volta dentro potete tirarvi su il tappino di chiusura del piggyback, installate la valvolina. Poi, per essere più comodo, io ora la giro di qua perché dovremo andare a inserire dell'aria nel serbatoio. Montiamo la nostra pompetta e dobbiamo inserire 250 psi nel serbatoio del nostro piggyback. Non so ragazzi se si nota, ma a me piace molto dire piggyback. Ho usato l'adattatore rosso perché quello giallo ha un altro tipo di o-ring e non è adatto per questo ammortizzatore. E infine possiamo chiudere il tappo della valvola. Possiamo anche rimuovere la chiave di regolazione e la chiave di serraggio. Ora, la revisione dovrebbe essere finita. Proviamo. È molto meglio, molto molto meglio. Diamogli una bella sgrassata e poi rimonteremo la molla e proveremo l'ammortizzatore. Me la immaginavo più complicata come manutenzione, ma in realtà è molto più complicato un ammortizzatore ad aria.
Se i cuscinetti poi non sono buoni, li sentite grattare, saltare o sono bloccati, li potete pure sostituire. In questo caso sono buoni, quindi non li apro e non li revisiono neanche, perché non avrebbe senso. Possiamo rimontare ora la molla, il piattello che la ferma, andare a pacco. Una volta montata la molla, non vi resta che montarlo sulla bici e regolarlo. Vedrete, ragazzi, che sarà tutta un'altra cosa. Un ammortizzatore revisionato è praticamente come un ammortizzatore nuovo, quindi vi accorgerete sicuramente della differenza. Spero anch'io di accorgermene, perché la Ghost con l'ammortizzatore così, da quando l'ho presa, usata, era ingestibile. Quindi spero di aver migliorato, e anche tanto. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Ora vi saluto e vi aspetto nei prossimi tutorial. Ciao ragazzi, e mi raccomando, stay tuned!